Buonasera e bentornati cari telespettatori a Buonasera Presidente, la trasmissione della nostra televisione che fa il punto sulla politica sarda. Oggi vogliamo parlare davvero di uno dei presidenti più importanti e autorevoli della storia della politica sarda, Francesco Cossiga, il presidente della Repubblica Sarda. E ne parliamo con un suo carissimo amico, una persona che ha collaborato con Cossiga ma che aveva anche un vero rapporto d'amicizia, un'amicizia intima, un legame veramente molto stretto. Si tratta di Francesco Cesare Casula, lo storico cagliaritano Francesco Cesare Casula, che lo ricordiamo, oltre ad aver fatto una brillantissima carriera universitaria, dal 1980 al 2008 è stato professore ordinario di storia medievale nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari. Ebbene, Francesco Cesare Casula è stato anche un collaboratore di Cossiga al Quirinale durante il settennato. Dal 1985 al 1992 è stato consigliere culturale del presidente della Repubblica Francesco Cossiga, quindi un amico, un collaboratore anche su un tema davvero importante per le stanze del Quirinale. E allora siamo andati a casa del professor Casula per ricordare la figura di Francesco Cossiga. Professore, dunque, innanzitutto grazie di aver accolto il nostro invito e di averci ricevuto nella sua casa. Francesco Cossiga, cos'è stato per lei il presidente Cossiga? Ma è stato forse il mio più grande amico, proprio amico intimo, per tutta la vita. Ci siamo conosciuti nel 1970 ed io l'ho seguito sia fisicamente quando era al Quirinale e anche dopo, quando era presidente emerito. E fino alla fine si può dire, perché io gli ho parlato 15 giorni prima che morisse per telefono per fargli gli auguri del compleanno, e lui con voce febbre mi aveva ringraziato. Quindi praticamente ci siamo stati sempre in contatto. Personalmente o attraverso il telefono, spessissimo sentivo la telefonata, una telefonata alla sarda, e sentivo al telefono squillare e sentivo "oh" alla sarda, era, e sapevo che era lui alla sarda, e mi chiedeva le cose, non mi diceva "sono Francesco, sono il presidente", faceva "oh" alla sarda, e io gli dicevo "Francesco, cosa c'è?" E allora mi chiedeva quello che mi doveva chiedere. Io sono stato il suo consigliere culturale per l'intero settennato, per l'intero settennato, sì, dall'85 al 92 a sì. Insieme agli altri, cioè io avevo dei consiglieri, quasi ogni settimana ci riuniva e chiedeva delle volte consigli o dava incarichi, così per tutti i 7 anni. Ecco, sono stati 7 anni per lei, professore, i più belli della sua carriera? Sì, non c'è dubbio. Ha un ricordo sempre? Al di là di quella, la mia carriera accademica, ma al di fuori della carriera accademica i 7 anni sono stati bellissimi. Anche perché io usufruivo della forza di un Presidente della Repubblica. Autorevole anche. Io, per esempio, viaggiavo in aereo quasi tutte le settimane e avevo una specie di tesserio di lasciapassare. Per cui, anche se l'aereo era pieno, io viaggiavo nello strapuntino in mezzo ai due piloti. E riusciva sempre a trovare uno spazio. Dovevo per forza arrivare, quindi mi davano spazio. A quel tempo non era come adesso. Oppure quando facevo degli incarichi particolari per Cossiga, perché io li facevo da ambasciatore volante. L'ambasciatore volante è un ambasciatore che non ha ufficialità, però in un certo senso poteva dire a nome del governo, del presidente, quello che doveva dire senza ufficialità, ma tanta importanza, è chiaro. E allora in quel caso lì, per esempio, mi diceva "vai a Ciampino, ti aspetto un aereo, vai lì e fai questo, fai quell'altro", e io lo facevo. La missione la portava a compimento. Professore, c'è una bellissima foto che la ritrae insieme al presidente Cossiga al Quirinale con una lettera autografa di cui, se mi consente, vorrei leggere un passo. Certo. Per capire anche il grado di amicizia, il rapporto di intimità che c'era tra lei e il presidente Cossiga. Scriveva Cossiga: "Carissimo Cesare", la data è il 3-6-1992, la sera del 28 aprile. Sì. E quando io dovevo andare a salutarlo perché usciva, andava via dal Quirinale, quindi un momento, dava le dimissioni, passaggio se storico. Non che c'era uno sciopero degli aerei e io non potevo andare. Allora gli scrissi a Francesco:
Francesco, mi dispiace molto che non sono potuto venire a salutarti. Questa è la lettera di risposta. Ah, ecco, quindi un passaggio importantissimo. Carissimo Cesare, scriveva Cossiga, la sera del 28 aprile 1992 tu eri in spirito accanto a me, perché con me tu fosti in forte amicizia, ricca, leale e generosa, per tutti i lunghi 7 anni della mia presidenza. Del tuo consiglio, della tua collaborazione, della tua amicizia sempre io ti sarò grato, così come confido che potrò ricorrere sempre a te per le cose future dell'intelletto e del cuore. Forza Paris, con un abbraccio, Francesco. Cioè, la commuove questa, sì, questa sì, ancora sì. Oggi? Beh, è una bella lettera perché testimonia il mio rapporto con Cossiga, cioè un rapporto che era di affetto, di intelletto e del cuore. Cioè io sapevo anche le cose intime sue, di famiglia, nonché ovviamente quelle politiche. Io sono stato, diciamo, uno spettatore privilegiato in prima fila. In prima fila. Spesse volte, quando era al Quirinale, dicevo Francesco, e arrivava un ministro o un generale a parlare, dicevo Francesco, esco. Dicevo no, rimani pure. Cioè mi diceva lui quando dovevo rimanere. Oppure, capitato anche, che certe volte mi diceva lasciami solo che devo pensare. Aveva una stanza piccola nei piani alti del Quirinale, tutta per lui, e lui lì si ritirava a pensare. Me lo ricordo certi episodi, quando per esempio Gheddafi mandò un missile a Lampedusa, non ricordo più la data, mi sembra nel 90 o qualcosa del genere, e quindi si doveva decidere cosa fare l'Italia nei rapporti della Libia. Ecco, allora mi disse, io ero con Luigi Ortona, che Ludovico, non Luigi, Ludovico Ortona, Perfetto ha scritto un bellissimo libro di tutti i giorni, perché era il suo capo ufficio stampa, che poi è diventato anche ambasciatore a Parigi, un'ottima persona, dove nel libro c'è giorno per giorno quello che faceva Cossiga, chiedeva Cossiga. È un diario, diciamo. Cossiga ci diceva, beh, lasciatemi solo che devo pensare. Ecco, oppure diceva appunto, rimani, non senti, e io ero uno spettatore privilegiato. Privilegiato, mi diceva qualcuno ben informato che conosceva bene quel settenato, che gli intimi eravate lei e un altro personaggio sempre sardo, questa forte sì, legame. Sì, era il cugino primo, Alfredo Masala. Alfredo Masala. Che erano cugini primi, avevano le nonne in comune, tant'è vero che una delle nonne era Siligo, e io accompagnai Cossiga a Siligo a trovare la nonna. Perché c'è un episodio molto bello che io racconto, che è una delle cose che più mi ha... Verso la fine del settennato, mi sembra nel 92 proprio, dopo vari tentativi per andati a vuoto per questioni burocratiche, dovetti andare a Londra a trovare la regina, a colloquiare con, mi sembra che fosse Blair, quindi l'aereo arrivò a Gatwick, l'aeroporto di Londra, si aprì il portellone dell'aereo di Stato, Cossiga si era vestito, lui e il cugino, con in tight, la prima volta in vita sua, Cossiga in tight, quindi code lunghe, elegantissimo. Come si aprì il portellone, c'era una guida rossa che arrivava fino alla carrozza dove c'era Margaret, la sorella della regina, in attesa. La carrozza reale, le guardie di palazzo, quelle col bacco nero schierate da una parte all'altra, e Cossiga si dovette trattenere in cima alla scaletta in attesa dei 21 colpi di cannone che gli spettavano come capo di Stato. E Cossiga, rivolgendosi ad Alfredo Masala, disse: Alfredo, se ci vedesse nonna, cosa direbbe? Sarebbe orgogliosa di no. Sì. E la nonna, appunto, è questa. La nonna, quella che andammo a visitare io e lui soli, senza nemmeno la scorta, nel cimitero di Siligo, a rendere omaggio. Questo è un episodio che me lo rendeva molto caro. Sono le cose di Cossiga, era molto molto umano, sì. Aveva un tratto molto umano, anche con i suoi collaboratori, da Presidente della Repubblica, demandava al Quirinale, lasciava ai suoi collaboratori spazio di esprimersi. Sì, a voi, collaboratori, insomma, era persona che sapeva delegare. Sì, sì. Ripeto, la mia amicizia è nata, prima di tutto, in una... Se posso raccontare, certo, come è avvenuta. Come nasce la vostra perché amicizia? Perché io ero già allora ordinario
all'Università di Cagliari, ordinario di paleografia e diplomatica, una materia molto difficile. Cioè, so leggere le scritture fonetiche da dopo le scritture ideografiche egiziane ad oggi, quindi non è che fosse un mio hobby, ma era la mia materia. Però ero stato incaricato come professore ordinario di fondare la facoltà di magistero, poi diventata facoltà di lettere, a Sassari. Perché per fondare una facoltà ci vogliono tre ordinari e io ero uno dei tre. Quindi abitavo a Sassari a fondare quella che oggi è una bellissima facoltà di lettere di Sassari. E un giorno venne a sapere che il sottosegretario alla difesa, Francesco Cossiga, che era professore di diritto costituzionale a Sassari, sarebbe venuto da Roma a tenere una conferenza insieme ad altri su un suo antenato, il Tola, Pasquale Tola, che per chi fa storia sa che è uno dei più grandi storici sardi, quello che ha fatto il Codex Diplomatico Sardinia. E io ero in prima fila. A un certo momento mi vide arrivare un bigliettino da questo, io non lo conoscevo, Francesco Cossiga, ma mi mandava un bigliettino con uno share dove c'era scritto qual è dei ritratti della sala dell'aula magna del rettorato, il ritratto di Tola? E io gli risposi, perché lui ha una grafia terribile, e io lo lessi, gli risposi si tratta del terzo, eccetera. Finito la conferenza, lui si attaccò a me, mi ha ringraziato, da quel momento non ci siamo più lasciati. Non vi siete più lasciati. È scattata un'amicizia così. Pensi che quando io andavo in missione in Spagna, a quei tempi lì la missione in Spagna erano molto difficili, si prendeva il treno, prima la nave per arrivare a Genova, poi da Genova a Portbou si doveva cambiare perché gli scartamenti del treno spagnolo sono diversi da quelli europei, quindi un travaglio. Però lui, da sottosegretario alla difesa e poi da ministro dell'interno, controllava la bassa di passaggio, cioè controllava chi passava le frontiere. A quel tempo lì non era come adesso, erano pochi quelli che passavano le frontiere. E naturalmente vedeva il mio nome, quindi mi chiamava al telefono e mi diceva: Cesare, cosa facevi in Spagna? Dove stavi andando? Da questa data a questa data. Era curioso, molto curioso. Era curioso, mi chiedeva, mi controllava qualsiasi movimento. E io naturalmente gli rispondevo che facevo ricerche. Poi è successo che quando, la settimana prima che lui diventasse Presidente della Repubblica, io ero a Roma perché ero già direttore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, mi vidi arrivare la macchina blindata del Presidente del Senato, Francesco Cossiga, che mi veniva a prendere in albergo. Io ero in un albergo vicino alla stazione Termini, mi chiamò al Senato e mi disse: Cesare, forse mi stanno trattando perché diventi Presidente della Repubblica. Dice: io non voglio rimanere a Roma perché nella bagarre. Se vogliono mi chiamano, ce ne andiamo io e te. E ho detto: come vuoi. E lui mi chiede: dove mi porti? Dove siete? Ma, adesso? Conosci Barcellona? No. Beh, andiamo a Barcellona, perché io la conosco molto bene, ci ho abitato 15 anni, dal 60 al 75. E quindi andiamo, dice: vieni, domani vengo a prenderti con un aereo della Montedison, e andiamo a Barcellona. Quindi la settimana prima che lui diventasse Presidente della Repubblica, io e lui, con l'aiuto del console generale, che si chiama Schepisi, fummo a Barcellona e nel passeio andammo al teatro, sempre in contatto con Roma, telefonico, con soprattutto De Mita, era quello che trattava la sua presidenza, diciamo. E una cosa molto curiosa, lo portai all'archivio della Corona d'Aragona, e dove c'era come direttrice una mia carissima amica, Mercedes Costa, Maria Mercedes Costa Paretas, che ci fece entrare nel sotterraneo dell'archivio della Corona d'Aragona a vedere i documenti che fanno vedere a pochissime,
che sono migliaia e migliaia, per non dire centinaia di migliaia di documenti, perché l'archivio della Corona d'Aragona è il più ricco al mondo, anche più ricco di quello del Vaticano. Cossiga aprì un compactus, sono compactus quelli che... aprì un compactus, prese a caso un registro, aprì e trovò il Terzo de Sardegna, dico, su migliaia e migliaia di documenti, all'apertura prima di un registro, trovò la storia del regno del Terzo de Sardegna, che era quel famoso esercito del periodo di Carlo V e poi di Filippo II, che combatté a nome della Sardegna, rappresentava, perché la Sardegna era uno dei regni della Corona d'Aragona, quindi aveva un esercito, anche se non composto da sardi indigeni, pochissimi, erano quasi tutti spagnoli, ma si chiamava Terzo de Sardegna. Francesco Fortunato, tant'è vero che questo l'ho ricordato anche nella prefazione di un volume che è stato fatto dal mio collaboratore sul Terzo de Sardegna, racconto questo episodio della famosa settimana prima dell'elezione a Presidente della Repubblica. Sì, quando decidemmo di andare a Barcellona quella sera, naturalmente Cossiga telefonò all'ambasciatore a Madrid. Ambasciatore, sto per venire in Spagna. E l'ambasciatore si chiamava Vanni d'Archirafi, nobile. Cercava di non convincerlo, evidentemente non lo voleva. Cioè, no, presidente, non è il caso. E mi ricordo che così gli disse: ambasciatore, io vengo lo stesso, vengo con un amico. E infatti fummo assistiti dal console generale Alberto Schepisi, non dall'ambasciatore, che rimase a Madrid. Se non che evidentemente alla fine della settimana, quando De Mita telefonò a Cossiga: Francesco, vieni, sei Presidente della Repubblica, e stavamo riprendendo l'aereo per tornare in patria, l'ambasciatore evidentemente prese l'aereo immediatamente da Madrid e venne a Barcellona a omaggiare al Presidente della Repubblica. Ma Francesco lo trattò molto freddamente, da buon sardo, molto, molto freddamente. Molto freddamente. Mi ha detto... E poi continua l'episodio, non posso dirlo. Sicuramente il sequestro e la morte di Moro hanno segnato in maniera profonda la vita politica di Cossiga, il quale disse: mi sono venuti i capelli bianchi e le macchie. Ne avete mai parlato tra di voi, del caso Moro, del sequestro Moro? Gliene aveva mai parlato così, in maniera confidenziale? Beh, qui si entra in una parte dove io ho dimenticato tutto. Meglio dimenticare. In realtà, no. No, effettivamente no. No. Sono passati tanti anni, tante cose. Sono morte con lui e con me sono dimenticate, sono periodi molto molto alti, erano periodi brutti. Una cosa posso dire, questa si può dire, lo posso dire, così che era molto religioso, contrariamente a me, molto religioso, e spesso io lo accompagnavo alla messa, e ogni volta che usciva dalla messa, io naturalmente lo aspettavo sempre fuori, e mi diceva: ho pregato per Aldo Moro. Questo sì, ma fino all'ultimo, proprio evidentemente aveva sentito molto, perché era amico e mentore. Moro era quello che lo indirizzava, lui si rivolgeva moltissimo a Moro, e quindi l'ha sentito, tant'è vero che credo che sia l'unico ministro che si è dimesso per un caso, non è rimasto nella poltrona. Questo lo posso dire, sì. Certo. Il resto fa una parte che non conosco. È meglio far finta di non conoscere. Il settennato di Cossiga ormai è passato alla storia per essere contrassegnato a due periodi: un Cossiga molto attento al protocollo, quasi notaio, perfetto presidente, e poi il Cossiga picconatore. Voi collaboratori come vivevate queste sì, due fasi? Quella soprattutto del picconatore, sì, era divertente. Lui credo che sia del settennato. I primi tre anni ha agito da inglese, diciamo, molto, molto rispettoso di tutto, le formule. Io l'ho seguito con la prima crisi governativa, quando cominciò per la prima volta le consultazioni per fare un nuovo governo. Questo lo ricordo molto bene, perché
spesse volte mi invitava a pranzo e poi dopo il pranzo ci si sedeva in poltrona, si chiacchierava fino alle 4 del pomeriggio quando iniziavano le consultazioni. E ecco, lui mi diceva, pacato, mi raccontava cosa sarebbe avvenuto. Diceva, sai, io all'inizio darò l'incarico a Nilde Iotti, che io poi ho conosciuto personalmente, una donna straordinaria, però comunista del PC, naturalmente, dice, naturalmente non è in grado di fare un governo, però nessuno dirà che io non ho iniziato con l'altra parte, diciamo, sempre democristiano era. Naturalmente dopo darò l'incarico a questa, a quell'altro. La crisi durò 6 mesi e poi il bello che così che mi diceva cosa sarebbe avvenuto, come un giocatore di scacchi che anticipava le mosse. Dice, poi alla fine lo darò a uno che nessuno immagina. Ed era Gianni Goria, che nessuno conosceva. Gianni Goria. Lo diede dopo 6 mesi a Gianni Goria. Quindi per tornare a Bomba, lui all'inizio proprio si comportò, proprio da Presidente della Repubblica, diciamo... Ineccepibile, veri brividi. Sì, sì, sì. Poi ci fu qualche cosa che cominciò a subodorare nella Democrazia Cristiana, nelle famose Mani Pulite, cominciò a qualcosa che non gli andava. Cominciò a sparare pian piano, le picconate prima erano leggere, poi sempre più forti. E naturalmente da buon sardo le picconate diventavano molto, molto, molto forti. A questo e a quell'altro. Io mi permettevo anche di rimproverarlo per certe picconate. E lui con molto... anche con un sorriso, perché non dimentichiamo che era sassarese, la cionfra gli piaceva molto. Con un sorriso diceva, veramente sono stato violento. E Francesco, sei stato violento e come? E mi ricordo con Occhetto, con qualche giornalista, con Scalfari di Repubblica, violento, proprio violento. Ha cominciato a picconare. Tutti sanno che alla fine dell'anno il presidente fa un discorso alla nazione, naturalmente un discorso che viene equilibrato, viene discusso tra i collaboratori. Soppesato anche nelle virgole. Soppesato, le righe, le cose, eccetera. Non ricordo in che anno, ma credo che verso la fine del settennato avevo concordato questo discorso, ci piaceva tanto. Se non che arrivò la televisione, tutti quanti presenti, come succede adesso, Ciak via presidente, lui mise da una parte il discorso preparato, tirò fuori dalla tasca interna un foglio dove lui si era scritto il discorso e cominciò una picconatura terribile alla Democrazia Cristiana. È stato lui, tant'è vero che la Democrazia Cristiana, lo stesso De Mita, che prima gli era stato molto amico, lo facevano passare per pazzo. Era un momento terribile. Proprio noi amici gli stavamo molto vicino perché lui lo sentì molto questa cosa qui. Dicevano che era pazzo, che era qua. Non era pazzo. Era molto lucido e si divertiva. E che conosceva che cosa succedeva. Infatti dicevo, ma a te ti hanno mai offerto qualcosa? Se ci provavano io, c'ho i carabinieri alla porta, li avrei fatto arrestare immediatamente. Insomma, di un'onestà incredibile. Anche la sua casa in via Ennio Quirino Visconti, in zona Prato di Roma, era una casa modestissima, modestissima, non ha mai ostentato ricchezza, mai. Addirittura viaggiava senza soldi e quando capitava che magari mangiavamo insieme in qualche trattoria mi diceva pagati. Paga tu il conto. Pagavo io, perché non aveva soldi. Grazie professore, molto bello questo ricordo di Cossiga, grazie.